Capitolo X. Con la posta del mattino giunse così a Re Leonzio il seguente biglietto, che trascriviamo testuale con tutte le sue sgrammaticature, perché Gelsomino a scuola era stato sempre abbastanza asino. Mio buon re, hai vicino una bisia che ti fa commettere ingiustizia, un innocente chiuso in prigione. E il ladro naturalmente è contentone. Tu: ma se lo sai, perché non lo dici? Io: ma io non voglio pasticci. Però una di queste sere passa al 5 di via La Bruyère e ricordati di mettere la giacca da sera oppure il frac. Prima che sia mattino ringrazierai Gelsomino. Che nuova diavoleria era quella? Un nuovo mistero? Non ce n'era abbastanza? Il re non sapeva più districarsi. Però Gelsomino gli era sempre stato simpatico e volle seguire i suoi consigli. Come fu notte, indossato per la prima volta in vita sua il vestito da sera, perché odiava gli abiti di qualsiasi genere, raggiunse solo soletto il luogo indicato. Le strade erano tutte deserte. In via La Bruyère numero 5 c'era un elegante villino. E il re bussò, la porta si aprì. Un maggiordomo gallonato lo accompagnò su per una scaletta e in cima alla scaletta si apriva, a meraviglia, una grande sala, dove Leonzio, paralizzato dallo stupore, vide decine di orsi elegantissimi e qualcuno perfino col monocolo, che stavano giocando d'azzardo. Voci confuse si intrecciavano. «Bel colpo, cappotto!» gridava uno. «A me 10.000, 20.000!» E un altro: «Sbancato, maledizione! Sono rovinato! Caragne!» Mucchietti d'oro passavano nel capriccioso gioco della fortuna dall'uno all'altro, con rapidità straordinaria. Qua e là nascevano risse, depravazione, vergogna. Ma il sangue gli gelò nelle vene quando i suoi sguardi si spinsero all'estremità della sala. Sapete chi c'era? Tonio, suo figlio, che stava sperperando il suo stipendio di principino ed era già alle ultime monete. Seduti al suo tavolo erano tre orsacci dalle grinte patibolari. Uno di questi diceva: «Avanti, giovanotto, mi devi ancora 500 zecchini!» E lo diceva in modo tale che Tonio, spaventato, non avendo più il becco di un quattrino, si staccò dal collo un preziosissimo ciondolo d'oro regalatogli dal padre per il suo compleanno e lo gettò sul tappeto verde. «Sciagurato!» urlò a questo punto il re dalla soglia, e si precipitò attraverso alla sala, afferrò per il colletto il figliolo, senza badare alle proteste dei giocatori che non lo avevano riconosciuto. Lo trasse all'uscita e poi via, senza dire una parola, fino al palazzo. Tonino, mortificato, singhiozzava. E ora provvedimenti energici. Il mattino stesso la ignobile bisca fu invasa dalla polizia, ma non si trovò che il personale di servizio e nessuno sapeva chi fosse il padrone. 3 piani aveva la casa da gioco. Al pianterreno, sala per la roulette, bar e guardaroba. Al primo piano, gran salone per i giochi di carte e ripostiglio, dove il misterioso biscazziere ammucchiava i guadagni. Al secondo piano, cucina e sala per i banchetti. Al terzo e ultimo, dispensa, camerata per la servitù con gioco di birilli e saletta di punizione, dove i giocatori, sorpresi a barare, venivano prima sculacciati col battipanni e poi costretti a imparare a memoria poesie educative come «La cicala e la formica». E questo perché con grande ipocrisia la direzione ci teneva a dare d'intendere che la casa fosse frequentata solo da orsi per bene. Tutto questo scombussolò Re Leonzio. Dunque l'arresto del mago non era bastato a togliere via tutto il marcio. Chi era infatti il proprietario della casa di gioco? E perché Gelsomino non aveva avuto il coraggio di spiegarsi meglio? Più il re ci pensava, più gli si confondevano le idee. Ma una conclusione doveva pur sempre venire. Qualcuno, che non era il prof De Ambrosis, stava seminando tra gli orsi corruzione e delitti. Doveva essere una persona ricca, potente e astutissima, che lavorava nell'ombra, preoccupata di non farsi scoprire. Se non la si fosse smascherata al più presto, addio, pace e tranquillità. Allora Re Leonzio, per avere consigli e tastare il terreno, ordinò l'adunata generale. Orsi e uomini, lasciati i divertimenti e gli affari, si riunirono nella piazza, dove si svolse il dialogo seguente. Il re, con voce tragica: «Chi ha rubato la bacchetta magica?» Gli uomini, in coro: «Noi no! Noi no!» Gli orsi, idem: «Noi no! No e poi no!» Il re: «Salnitro, in te non sorge sospetto sull'organizzazione delle orge?» Salnitro: «Mi meraviglio, omestà, che ti vengano questi pensieri, mentre c'è da badare a fatti molto più seri». E il re: «Ebbene, Salnitro, credi che abbiano fatto un incantesimo per portar via dalla banca anche l'ultimo centesimo?» Salnitro: «Basta, basta, maestà, con questa mestizia. Ero venuto a portarti una bella notizia». Il re: «Ma no! Lascia prima che finisca. Chi credi che sia il padrone della bisca?» Gli uomini, in coro: «Perché ti vuoi amareggiare?» Salnitro, mostrando un foglio: «Guarda piuttosto, maestà, questo monumento. Spero sarai contento». Era il disegno di una statua immensa, rappresentante proprio lui, Re Leonzio. E siccome anche gli orsi sono fatti di vanità e di carne, ecco tutte le preoccupazioni del re svanire di colpo. «Oh, mio buon Salnitro!» egli grida commosso. «Solo adesso capisco quanto mi vuoi bene. Pensare che avevo per un istante dubitato di te!» E subitamente dimenticò tutti i guai. Questa volta, ci dispiace ammetterlo ma è così, Re Leonzio si comportò proprio da semplicione. Il pensiero del monumento gli fece perdere letteralmente la testa. Le altre preoccupazioni scomparvero per incanto. Che De Ambrosis, che delitti, che bisca! Leonzio spedì subito un battaglione di orsi a cercare il marmo sulle montagne, assoldò ingegneri, muratori e scalpellini e fece dare inizio ai lavori. E in breve la statua immensa cominciò a sorgere, pietra su pietra, in cima a una collina che sovrastava la città. La si sarebbe vista a decine di chilometri di distanza. Centinaia di orsi lavoravano giorno e notte e ogni tanto il re visitava il cantiere, dove il ciambellano gli dava tutte le spiegazioni. Ben presto, pietra su pietra, si arrivò alla testa. Il muso dell'orso gigantesco cominciava a profilarsi contro l'azzurro del cielo. A bordo di palloni aerostatici e piccoli dirigibili, gli ingegneri volavano sopra la città per giudicare l'effetto. «Ma perché quel muso così lungo?» pensava Leonzio. «Io non ho mica un muso così lungo. Si direbbe piuttosto che vada assomigliando a Salnitro, visto da lontano». Però non aveva il coraggio di dirlo apertamente, per non far dispiacere a nessuno. E la statua, maestosamente, già dominava la città, il golfo e il mare lontano. Tra pochi giorni si poteva fare l'inaugurazione. Ma siccome nella vita è scritto che non si possa mai vivere tranquilli, un gruppetto di pescatori arriva in piazza in preda al terrore. «Aiuto, aiuto! Gridano: la fine del mondo! È arrivato un immenso serpente di mare, raccontano, che ha tirato fuori dalle onde il suo collo smisurato verso la riva e ha già ingoiato 3 case e una chiesetta, compresi il parroco e il sagrestano. Capitolo 11. Gli uomini. Serpenton del mare, dal mondo di fuori, lacrime o fiori sei venuto a portare. Il serpente: oh no, la mia voce vi porta il mistero che nessuno conosce dell'abisso nero. Gli uomini: dal nero abisso ci salverà l'amore di Gesù crocifisso che per noi muore. Il serpente: su di voi in eterno morte e spaventi, veleno dai denti, dalla bocca l'inferno. Gli uomini: la peste e le fiamme sui nostri giardini, fate presto, o mamme, a salvare i bambini. E allora le mamme corsero via dalle case della riva, portando in braccio i bambini, e fuggirono anche gli uomini, i cani e gli uccelletti, che sono capaci di volare. Ma per salvare la città, Re Leonzio scese al mare coi suoi orsi più bravi e salì a bordo di un palischermo per combattere il mostro. Egli era armato di una fiocina potente, gli altri di schioppi e archibugi. Anche Salnitro c'era, con un grande fucile. Benché il re gli avesse detto che poteva stare a casa, aveva voluto assolutamente venire anche lui. Mentre dalla costa una folla immensa assisteva trattenendo il respiro, il navicello, spinto con gagliardia dai rematori, si staccò dalla riva, avvicinandosi alla terribile biscia, che alzava e nascondeva alternativamente la testa nei flutti spaventosi di schiuma. Leonzio, in piedi sull'estrema prora, levò l'arpione, pronto a vibrare il primo colpo. Ed ecco dalle onde guizzare in alto un collo grosso come una quercia, con in cima la più paurosa testa che si potesse immaginare. Il serpente spalancò le fauci, che parevano una caverna, e si lanciò contro la fragile barca. Allora Leonzio tirò la fiocina. Sibilando, l'arpione volò come un fulmine e sprofondò nella gola del mostro per almeno 3 spanne. Seguì una fragorosa detonazione. I compagni del re avevano insieme scaricato le loro armi per dare il colpo di grazia. Per un minuto il palischermo rimase avvolto da una densa nuvola di fumo dovuto agli spari. Poi, mentre il serpente del mare sprofondava in un ribollire di sangue e un urlo altissimo di gioia echeggiava di riva in riva, il vento sciolse il fumo e si vide sulla prora del piccolo bastimento Re Leonzio caduto riverso. Un rivoletto di sangue sgorgava dalla sua schiena. Nello stesso tempo uno dei vogatori, lasciato il remo, balzò in piedi, brandendo una scure, si lanciò contro il ciambellano Salnitro e gli spiccò d'un colpo solo la testa dal busto. Era l'orso Gelsomino. Tragedia! Imbarcatosi apposta per tener d'occhio Salnitro, il bravo orso poliziotto aveva visto. Approfittando della generale sparatoria, il ciambellano aveva tirato non contro il mostro, ma nella schiena del suo re. Ahimè, il timido Gelsomino da un pezzo sospettava la verità, ma non aveva avuto il coraggio di dire tutto quanto al sovrano, cioè che la bacchetta magica era stata rubata da Salnitro, che a Salnitro si dovevano i banchetti nella cantina del palazzo stregato. Salnitro aveva saccheggiato la banca. Salnitro aveva organizzato la bisca. Salnitro complottava per sopprimere Leonzio e portargli via la corona. Perfino il monumento era destinato a lui, Salnitro, e non al re. il quale non aveva mai avuto il muso così lungo. Ma Gelsomino, sperando sempre che il ciambellano si tradisse da solo, non aveva segnalato a Leonzio che l'affare della bisca. E ormai era troppo tardi. Con a bordo il re, mortalmente ferito, il navicello si affrettò alla riva in un immenso silenzio, perché la folla, impietrita dal dolore, non sapeva neppure piangere. Sbarcato sulla spiaggia, Leonzio fu condotto al palazzo. I medici corsero a medicarlo, ma non osarono dire niente. Qualcuno solo scuoteva il capo, lasciando intendere che ogni speranza era perduta. Capitolo XII. E siamo giunti alla sera in cui il re Leonzio chiamò il figlio e gli orsi più fedeli, perché si sentiva prossimo a morire. Dal piccolo buco fatto dalla pallottola la vita fuggiva a poco. Per non amareggiarlo maggiormente, nessuno ebbe il coraggio di dirgli che la bacchetta magica e l'oro sottratto alla banca erano stati trovati nel palazzo dello stesso Salnitro, che effettivamente questo magnifico palazzo esisteva e che quella sera famosa, accortosi che il re si avvicinava, il ciambellano l'aveva fatto momentaneamente sparire con un colpo della bacchetta magica rubata. Ma il sovrano fu molto contento di veder comparire nella sua camera il prof De Ambrosis, subito fatto scarcerare. «Non lasciarci, papà!» implorava il figliolo Tonio. «Senza di te che faremo? Tu ci hai condotti giù dalle montagne, ci hai liberati dai nemici e dal serpente di mare. Chi adesso comanderà il nostro popolo?» «Non tormentarti, Tonino», mormorò il sire. «Nessuno è necessario a questo mondo. Partito io, ci sarà qualche altro galantuomo capace di custodire la corona. Ma per la vostra salvezza, fratelli, mi dovete promettere una cosa». «Parla, o re!» dissero tutti, cadendo in ginocchio. «Noi ti ascoltiamo». «Tornate alle montagne», disse lentamente Leonzio. «Lasciate questa città dove avete trovato la ricchezza, ma non la pace dell'animo. Toglietevi di dosso quei ridicoli vestiti, buttate via l'oro, gettate i cannoni, i fucili e tutte le altre diavolerie che gli uomini vi hanno insegnato. Tornate quelli che eravate prima. Come si viveva felici in quelle erme spelonche aperte ai venti. Altro che in questi malinconici palazzi pieni di scarafaggi e di polvere, i funghi delle foreste e il miele selvatico vi parranno ancora il cibo più squisito. Oh, bevete ancora l'acqua pura delle sorgenti, non il vino che rovina la salute. Sarà triste staccarvi da tante belle cose, lo so, ma dopo vi sentirete più contenti e diventerete anche più belli. Siamo ingrassati, amici miei. Ecco la verità. Abbiamo messo su pancia». «Oh, perdonaci, buon re», dissero tutti. «Vedrai che ti obbediremo». Re Leonzio si alzò allora sui guanciali per respirare l'aria profumata della sera. Stava calando la notte e dalle finestre spalancate si vedeva la città che risplendeva meravigliosamente agli ultimi raggi del sole. I giardini fioriti e in fondo una striscia di mare celeste che pareva un sogno. Si fece un grande silenzio ed improvviso gli uccellini si misero a cantare. Entravano dalla finestra tenendo ciascuno in bocca un piccolo fiore e svolazzando gentilmente lo lasciavano cadere sul letto dell'orso morente. «Addio, Tonino», sussurrò ancora il re. «Ora devo proprio partire. Vi prego, se non sarà troppa fatica, di portare anche me sulle montagne. Addio, amici, addio, popolo amato, addio anche a te, De Ambrosis. Un colpettino della tua bacchetta magica forse non sarebbe inutile per far rinsavire le mie brave bestie». Chiuse gli occhi. Gli parve che delle amabili ombre, gli spiriti degli antichi orsi, degli antenati, del padre, dei compagni caduti in battaglia, si avvicinassero a lui per accompagnarlo al lontano paradiso degli orsi, dove è l'eterna primavera. E terminò la vita con un sorriso. E il giorno dopo gli orsi partirono. Tra lo stupore degli uomini e anche un certo dispiacere, perché complessivamente quelle bestie erano riuscite simpatiche, essi lasciarono i palazzi e le case così come stavano, senza portar via neppure uno spillo. Ammucchiarono in piazza tutte le armi, i vestiti, le decorazioni, i pennacchi, le uniformi, eccetera, e vi appiccarono fuoco. Distribuirono ai poveri tutti i soldi, fino all'ultimo centesimo, e in silenzio si incolonnarono per la strada che 13 anni prima avevano disceso di vittoria in vittoria. Dicono che la folla degli uomini, stipata sul ciglio delle mura, alzasse lamenti e singhiozzi quando il corpo di Re Leonzio, sorretto a spalla da 4 orsi erculei, uscì dalla porta maggiore, attorniato da una selva di torce e di bandiere. E forse anche a voi dispiacerà un poco vederlo partire per sempre. I bambini. «Orsacchiotti, non ve ne andate! Tra poco è buio, nero il cammin. Per la strada le cattive fate vi inseguiranno fino al mattin. Rimanete almeno per un poco, non vi faremo mai più dispetti. Vi insegneremo un nuovo gioco, così bello, e vi daremo i confetti, che ci porta il papà dalla Spagna, e rifaremo la grande guerra degli indiani per l'aperta campagna. Costruiremo i vulcani di terra, le fortezze, i cervi volanti, le trottole, i treni, le navi, e la sera di nuovo i canti. Ricordate? Oh, saremo bravi!» Gli orsacchiotti: «Bambini, vi supplichiamo, non diteci più queste cose, siamo già così tristi, partiamo, per terre così misteriose. Anche noi vorremmo restare con voi sul soffice prato, che più non avremo, e giocare finché il sole sia consumato. Ma, ahimè, non possiamo, ci invita alle montagne il nostro Dio. Ecco, come un sogno è finita la nostra storia. Addio, addio!» E così, lungo la bianca strada che si perdeva verso le montagne, si allontanava l'immenso corteggio, finché anche l'ultimo drappello lasciò la città, voltandosi indietro a salutare. Adagio adagio la lunghissima schiera diventava più piccola e sottile. Verso il tramonto non era più che un'esile striscia nera sul dorso di un lontano colle, ma ancora più remote, a una distanza incalcolabile, refulgevano le altissime cime, recinte di ghiacciai e di solitudine. Poi non si vide più nulla. Dove fu sepolto Re Leonzio? In quale bosco di abeti? In quale verde pascolo? Nel cuore di quale rupe? Nessuno l'ha mai saputo. Probabilmente non lo sapremo mai. E che cosa fecero poi gli orsi nel loro antico regno? Segreti sono, custoditi per l'eternità dalle montagne. A ricordare gli orsi tra noi restò soltanto il monumento incompiuto, con la testa costruita a metà, a dominare i tetti della capitale. Ma le tempeste, il vento, i secoli, a poco hanno consumato anche quello. L'anno scorso non ne restavano che poche pietre, corrose e irriconoscibili, ammucchiate nell'angolo di un giardino. Che cosa sono questi strani sassi? Abbiamo chiesto a un vecchio patriarca che passava di là. Ma come? Disse lui gentilmente. Non lo sa, signore? Sono i resti di un'antica statua. Vede, nel tempo dei tempi... E cominciò a raccontare.